La tradizione vuole che ogni 25 aprile, dopo le solite cerimonie ufficiali, la ricorrenza si trasformi in festa con le bande, nelle valli partigiane, come per rinnovare un patto di antica amicizia. Fu proprio un 25 aprile, quello del 1986, che quando meno me l'aspettavo, scattò la trappola. Eravamo a tavola e io chiesi a Marco: "E quel tedesco che andava a cavallo? Ma chi sono i protagonisti di questo libro? Chi è che racconta?" "Benvenuto è un ufficiale degli alpini che ha combattuto sul Don in Russia e poi al ritorno dalla Russia è diventato partigiano, si è unito alle brigate Giustizia e Libertà." E devo dire che la mia famiglia ha in comune molto con la guerra di Russia. Mio padre, nell'esercito tedesco, è stato ferito da una granata e spedito in Italia in un sanatorio. Mio zio, invece, mio zio era il fratello di mia mamma italiana, era invece con gli alpini, sempre in Russia, e lui faceva l'autista. Devo dire che è un po' una tradizione di famiglia quello di essere autisti. Tutte le sere in Russia, quando era freddo, vuotava il serbatoio dell'acqua del suo camion e alla mattina metteva il pentolone e rimetteva l'acqua bollente nel camion e lo metteva in moto. E però lui è tornato dalla Russia senza camion, perché durante la ritirata sono arrivati i tedeschi e glielo hanno requisito. Anzi, parlando sinceramente, gli hanno anche puntato la pistola e gli hanno detto: "Camion lo prendiamo noi." Quindi non era molto ben disposto quando mia mamma si scelse un tedesco come marito. Marco invece nel racconto è un partigiano contadino che un giorno ha raccontato una storia a Benvenuto. E la storia dice: un ufficiale tedesco tutte le mattine alla stessa ora usciva a cavallo dalla caserma di San Rocco e, seguendo sempre lo stesso itinerario, raggiungeva la strada che unisce il santuario della Madonna degli Angeli alla Cappella della Crocetta. Era un uomo tranquillo, sembrava una brava persona. A volte sostava nell'aia della nostra cascina, dove scambiava qualche parola con i bambini. La gente non lo temeva, si era abituata a vederlo comparire sempre alla stessa ora. Un mattino quel tedesco venne ucciso, non si è mai saputo da chi, poco lontano dalla nostra casa. Il suo cavallo ripercorse il solito itinerario e arrivò da solo al cancello della caserma. Iniziò allora un rastrellamento che durò l'intera giornata e meno male che non trovarono il morto, altrimenti sarebbe successo il finimondo. Avrebbero ucciso almeno 10 persone innocenti e bruciato tutte le case dei dintorni. Questo è il racconto di Marco, che ha colpito il suo amico Benvenuto. E Benvenuto non si è fatto subito, come dire, prendere troppo da questo racconto, e dice: "L'immagine di quel cavaliere solitario che si intratteneva a scherzare con i bambini mi infastidiva, mi sembrava troppo leziosa per essere autentica. Rivedevo davanti agli occhi i bambini ebrei di Stolbzi, ridotti come passeri a cui avessero spezzato le ali. E continuavo a pensare che tutti i tedeschi, e non solo le SS, erano bestie, non uomini. Ma questa reazione istintiva, rabbiosa, non mi portava lontano. Non bastava rimuovere quell'immagine del tedesco buono, che introduceva una nota di disordine nell'ordine delle mie certezze." Ora, perché Benvenuto era così colpito da questa storia di un cavaliere? Lui, che era andato nella commissione per la strage di Leopoli, 2000 persone morte, andava là, studiava, eccetera, eccetera. Insomma, si è appassionato alla storia di questo tedesco a cavallo, uno contro 2000. Secondo me, perché quando è tornato dalla Russia ed erano con i suoi alpini, erano tutti a Udine, lui ha riportato indietro di 342 alpini, se ne è ritrovati a Udine solo 70. E cercavano di fare i conti, perché quelli, i morti, i dispersi. E lui ci racconta che anche il ferito grave, abbandonato in quel mare di neve, nei 20 o nei 40 gradi sotto zero,
da noi veniva considerato un disperso. Ed ecco che allora questo libro ripercorre una storia, il disperso di Marburg, questo cavaliere, questo tedesco a cavallo che se ne andava in giro per le campagne e lui vuole scoprire chi era e comincia una lunga ricerca. E questo libro è un viaggio, è un giallo, ma è anche un viaggio nelle persone di allora, nei testimoni, che per ricordarsi che stagione era, parlano del grano, com'era maturo, della vigna, che andavano a raccogliere l'erba di nessuno. E quindi ci trasporta nella vita delle persone, degli uomini, delle donne, dei contadini che nel 43, nel 44 vivevano a Cuneo in quella situazione. E ci parla anche del nemico e dell'avversario. Io, ripensando alla mia carriera di pilota, devo dire che non avevo nemici e consideravo gli altri i miei avversari. La parola avversario viene dal latino ad versus, è quello che è girato contro di noi, la fronte, il fronte, insomma, è trovarsi di fronte qualcuno che ti vuole uccidere e che tu devi uccidere. Quello è il nemico, ma nello sport è semplicemente un avversario. E quindi ho ripensato che nella mia carriera ho avuto solo avversari, tranne in un caso dove ho cercato la rissa, perché lì veramente non ne potevo più. E tra i miei avversari, quelli che ricordo con più piacere, sono quelli che erano onesti, quelli coi quali potevo incrociare le ruote in monoposto a 200 all'ora, fidandomi di loro, e vorrei ricordarne solo due: Teo Fabi e Michele Alboreto.